Analizzando il nostro sito, verifichiamo che il background repeat che noi avevamo assegnato a repeat, effettivamente è stato ottemperato. Effettivamente, da questa scritta vediamo che l'immagine del mare di sfondo, non essendo alta come il contenuto della nostra finestra, è stata ripetuta. Questo è un effetto che può non essere sempre gradevole. Il modo per ovviare sarà quello di cambiare il parametro e utilizzare invece che il background repeat, il background size 2 punti cover. In questo modo l'immagine, pur avendo una dimensione inferiore a quella della nostra pagina e di quanto viene visualizzato, verrà estesa in modo tale da coprire completamente lo sfondo. Quindi potrà essere o rimpiccolita o ingrandita in modo tale comunque da completare e coprire tutto lo spazio presente all'interno della nostra pagina. Vediamo ora come gestire invece il contenitore. Abbiamo l'area questa celeste e vogliamo costruirla. Come è fatta? Ha un bordo arrotondato, ha un'ombreggiatura e come vediamo non occupa completamente lo spazio della pagina, ma ne occupa soltanto la parte. Se noi proviamo a rimpiccolire la dimensione della nostra finestra, vediamo che diciamo, percentualmente cambia anche la dimensione del contenitore. Come procediamo per fare questa cosa? Andremo a definire le caratteristiche relativamente al tag div, che è il tag che consente la suddivisione in aree. In particolare, a questo tag div assegneremo un nome, nel nostro caso ad esempio contenitore, e delle caratteristiche che faranno sì che il contenitore rappresenti proprio quell'area celeste che vedevamo prima. Apriamo e chiudiamo le parentesi graph e iniziamo a dare i parametri. L'ampiezza del nostro contenitore abbiamo visto che vuole far consentire ancora la visione dello sfondo, quindi daremo un 80% della dimensione della pagina, che verrà rispettato qualsiasi sia appunto la dimensione della finestra in cui noi stiamo visionando. Daremo anche un'altezza e in questo caso invece utilizziamo il 100% dello spazio a nostra disposizione e poi daremo anche i margini. Quindi il margin lo collochiamo a 0, però magari per evitare che la parte superiore risulti troppo attaccata, quindi continuiamo a vedere un pochino del bordo, possiamo stabilire che il margin top, quindi quello superiore, abbia un piccolo spessore. A questo punto stabiliamo il colore di sfondo, quindi il background color, in modo da evitare immagine su immagine, ma assegniamo un colore. In base alla regola RGB, vengono forniti i valori per il rosso, il verde e il blu, e questo sarà il colore che noi stabiliamo. Abbiamo detto bordi del nostro contenitore arrotondati, e quindi il parametro border radius avrà il raggio, diciamo, dell'arrotondamento. Invece per l'ombreggiatura useremo la proprietà box shadow, dove i parametri ci diranno quanto è la dimensione dell'ombreggiatura relativamente alla parte superiore, alla parte sinistra, alla parte destra, a cui daremo un valore maggiore per dare l'effetto di rilievo, e alla parte inferiore. Dobbiamo anche stabilire quale dovrà essere il colore dell'ombreggiatura. Il colore
colore dell'ombreggiatura noi faremo in modo che sia il nero, quindi assenza di colore per tutte e tre le componenti RGB. Un altro elemento interessante sarà l'overflow con modalità hidden, quindi nascosto. Che cosa significherà? Che ciò che noi collocheremo all'interno del contenitore, se dovesse avere una dimensione maggiore dell'area relativa al contenitore, le parti eccedenti saranno nascoste. Vediamo ora l'effetto di quanto noi abbiamo fatto. Naturalmente, se andiamo a mandare in esecuzione il nostro index, l'effetto ancora non sarà visibile. Perché? Perché dovremo all'interno della pagina index andare a collocare effettivamente il contenitore. Come faremo a fare questo? Lo dovremo richiamare con il tag div, dando il nome del selettore. Identico a quello che noi abbiamo messo nel nostro foglio di stile. Abbiamo anche la chiusura del div, un commento per segnalare che questo div in particolare è proprio quello della chiusura del contenitore. Siccome ne dovremo usare diversi, sarà bene evidenziarlo. Quindi useremo il commento, il cui tag in HTML è minore punto esclamativo meno meno e la chiusura è meno meno maggiore. Salviamo la nostra pagina index, ritorniamo in esecuzione su Google e vediamo che effettivamente lo spazio dell'80% della nostra pagina è riservata al contenitore, ha una colorazione che è in particolare cyan, comunque una sfumatura che noi abbiamo costruito. Vediamo che il margine superiore non è completamente attaccato, ma ha un piccolo bordo e che sono arrotondati gli angoli e abbiamo un'ombreggiatura che è di colore nero. A questo punto potremo passare a definire le altre aree interne al nostro spazio.